Bucchetto. Ragazzi, questa temperatura è da sogno, veramente da sogno, no? Guarda che ho visto. Il market più famoso della Thailandia ha iniziato a fare anche distributori automatici dentro le lavanderie. Mamma mia. Dicevo che ci saranno circa 25 gradi, ma si sta veramente una bomba. In Thailandia io sto fresco non l'avevo mai sentito. Che pace che si respira. Abbiamo anche un sushi bar, sembra super pulito, anche abbastanza frequentato. Vedi, dove meno te l'aspetti, ecco il sushi. Vuoi il sushi? Ah, tu ama il sushi, ma adesso fa finta tipo che non, che ci pensa, ma tra un po' mi farà tipo il sorrisino del tipo andiamo. Questo è cos'è, un ristorante o una casa? Anche loro mi sa che sono cinesi. Comunque sono sia ristoranti che case, queste specie di garage. Praticamente cucinano qui fuori, si fanno qualche soldo e poi chiudono la sala cinesca e sono a casa. Qui mi guardano un po' come un alieno perché siamo pochissimi gli stranieri qui. Che bello questo, sì. Questa è una zona molto giovanile. Questa è una specie di pub thailandese, ovviamente. E forse ci andiamo a bere una birra dopo, a questo punto, così. Cosa che mi piace da morire è che il 1° gennaio in Thailandia puoi trovare ancora dei paesi non deserti, ma quasi, cioè dove si sta una bomba. Guarda questi alberello che si sono inventati, quanto sono rilassanti i locali. Bello pure questo, eh? Guarda quanti bei locali che ci sono. Ancora è presto, però guardate che belli locali thailandesi. Qui si beve birra, si canta, musica dal vivo. È proprio... cioè, qui respiro proprio l'atmosfera Thai, cosa che a Phuket sembra di stare delle volte in Occidente. Ecco un altro. Ah, questa è la nostra. Questo è il nostro bar. Guardate che bello. Sembra una di quelle case svizzere. Ragazzi, il cibo italiano sta ovunque al mondo. Anche in questo posto c'è un menù bello consistente di cibo italiano. Io ho ordinato un semplicissimo salmone alla griglia e delle mozzarelline fritte. Tu che hai ordinato? Meduse. Hai freddo tu? Yen mai? Dice che ha freddo. No? Tu credo che ci siano dei problemi con la tua sedia. Questa è la too much low. È troppo bassa tu. Vuoi un cuscino da mettere sotto? Sì. Dice che ha freddo, che si sente male, ma si è presa il mojito. Ed ecco che è arrivata la medusa con una buona dose di peperoncino per tui. Sembra che non sia grigliata in questo caso. Per me? Sì. Per me? No, a me pensa di chiedere. Poi sai, pipì. Guarda quanto è viscida. Proprio sono tutte medusine. Io non capisco come sia possibile mangiarle. Buone. Il peperoncino sulla medusa non bastava, mi ha chiesto dell'altro, eccolo qua. Ve l'ho già detto che sono malato di formaggi. Queste sono le mie mozzarelline. Non vedo l'ora di mangiarle, sono mesi che non li mangio. È incredibile come possa sentirmi in imbarazzo di aver scelto un semplicissimo salmone con il riso, dopo che questa signorina qui ordina le cose più impensabili per noi. Comunque bell'aspetto e me lo vado a gustare. Sì, vai, metti un altro po'. Vai. Tui, siamo al secondo mojito. Ti
che cosa vuoi fare stasera? Ti devi ubriacare? What? You want Mao? No. Allora, voglio vedere com'è il bagno. Quello è un test che faccio sempre, perché il bagno, diciamo, rispecchia la pulizia del locale. Se è pulito il bagno, diciamo, dovrebbe esserlo anche tutto il resto. In genere è così, poi non è la regola universale. Ah, vedi, qui ci sono dei galli per capire se è per uomo, per donna o per invalidi. Ok, sono dei primi istanti che sto qui, sembra assolutamente pulito e tra l'altro anche molto bello. Questa immagine mi ricorda Barbara D'Urso che ci spiegava come lavare le mani. Ma mi sa che è un albergo anche questo ristorante, diciamo, questa gestione, perché vedo un palazzo pieno di polli. Ah, per quello che avete visto abbiamo pagato 23 euro in due, quindi circa 11,50 euro, che per la Thailandia è costoso, però per noi, raga, cioè, è come neanche un pranzo. Qui c'era la musica dal vivo, abbiamo preso due mojito, perfetto. Comunque in Thailandia ci sono tantissime pasticcerie di alto livello, non sono ovunque, ma tipo questo. Cioè, questo locale sembra un locale belga, dove fanno i waffle, no? Mi pare che vengano da lì. Che profumo. Comunque non c'è nessuno qui, che figata. Vedi, c'è anche Disneyland. No, che figata. Guarda che bel localino. Queste mi ricordano i bar tipo di Trastevere, in quelle zone fighe di Roma, diciamo, nella Roma bene. Mi sento un po' osservato. Comunque avevo ragione, qui quei dolci ci sanno fare, c'è questa specie di pasticceria cinese che c'è delle torte da compleanno tutte decorate e volendo ci sono i dolci loro cinesi che hanno una specie di timbro rosso al centro. Che strano. Perché non mi aspetti? Why you no wait me? Niente, non mi aspetti. Ah, yeah. Ok. Ragazzi, prima di andare a dormire abbiamo deciso di farci un drink qui in questo locale tipico Thai e con l'occasione vogliamo salutarvi, ci vediamo al prossimo video, domani andiamo forse a Hua Hin, comunque ci teniamo aggiornati per oggi, per Ranong direi che è tutto e al prossimo video, ciao ciao!